Cari amici, cari cristiani, buongiorno a tutti voi. Come voi ben sapete, il 29 di giugno è la festa dei Santi Pietro e Paolo, i due grandi apostoli che stanno come colonne a sostenere l'inizio e la continuazione della storia della Chiesa. E il Vangelo di oggi ci presenterà il momento in cui Gesù consegnerà a Pietro l'incarico che caratterizzerà il resto della sua vita. Ma inquadriamo un poco questo Vangelo. È uno dei momenti più belli della vita di Pietro. Gesù era morto, ma era già apparso ad altri, era già apparso anche agli apostoli. Sono alla pesca sul mare di Tiberiade e vengono invitati da Gesù a gettare le reti di nuovo. Ubbidiscono, ascoltano e raccolgono un'enorme quantità di pesci, 153. Allora riconoscono in colui che gli ha suggerito di gettare le reti il maestro. Pietro si getta nell'acqua del lago e a nuoto raggiunge il maestro. Arrivano con gli altri. Gesù chiede loro un poco di mangiare e abbrustoliscono sul fuoco un poco di pesce. Poi Gesù si rivolge a Pietro. Proviamo ad ascoltare quale dialogo avviene tra i due. Lettura del Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo il Signore Gesù disse a Simon Pietro: Simone, figlio di Giovanni, mi ami più di costoro? Gli rispose: Certo, Signore, tu lo sai che ti voglio bene. Gli disse: Pasci i miei agnelli. Gli disse di nuovo per la seconda volta: Simone, figlio di Giovanni, mi ami? Gli rispose: Certo, Signore, tu lo sai che ti voglio bene. Gli disse: Pascola le mie pecore. Gli disse per la terza volta: Simone, figlio di Giovanni, mi vuoi bene? Pietro rimase addolorato che per la terza volta gli domandasse: Mi vuoi bene? E gli disse: Signore, tu conosci tutto. Tu sai che ti voglio bene. Gli rispose Gesù: Pasci le mie pecore. In verità, io ti dico, quando eri più giovane ti vestivi da solo e andavi dove volevi, ma quando sarai vecchio tenderai le tue mani e un altro ti vestirà e ti porterà dove tu non vuoi. Questo disse per indicare con quale morte egli avrebbe glorificato Dio. E detto questo aggiunse: Seguimi. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Due caratteristiche potremmo segnalare in questo mandato che Gesù dà all'amico Pietro. La prima caratteristica è che il potere all'interno della Chiesa si radica sull'amore. Mi ami tu più di costoro. Mi vuoi bene. Solo se c'è un voler bene al Maestro, e nel voler bene al Maestro, il voler bene ai propri fratelli, ne nasce il servizio del pastore, del pascere le pecore. Che non è solo il servizio dell'autorità nella Chiesa, guardate bene, ma il servizio comunque dell'aiuto a chi è affaticato, a chi è in difficoltà, a chi sta soffrendo. Pasci le mie pecore. E la seconda caratteristica è: qualcuno ti porterà dove tu non vuoi andare. E l'Evangelista Giovanni annota che l'indicazione di Gesù indica con quale morte Pietro dovrà morire, martire, offrendo la propria vita per fedeltà al suo maestro Gesù. E anche questa è una seconda caratteristica, il servizio nella Chiesa a cui sono chiamati coloro che hanno autorità, ma anche coloro che condividono l'essere pastori dei propri fratelli, oltre ad essere qualcosa che è radicato nell'amore, deve essere anche qualcosa che è disposto a sacrificare se stesso, ad offrire all'amore tutto di sé, come Cristo ha fatto sulla croce. Un augurio per questa festa a tutti coloro che si chiamano Pietro o Paolo, ma anche un augurio a tutti noi di reimparare
come si fa ad essere discepoli di Gesù. Ma io non sapevo ancora amarlo. Chiamò nuovamente e suggerì